Bentrovati. Nel tutorial di stamattina vi vado a spiegare la lavorazione di un cordoncino semplice all'uncinetto fatto con i punti base e che mi è stato richiesto da un'amica in pagina. In rete troverete altri tutorial di questo genere, non è che io abbia scoperto chissà che, ma vado semplicemente ad illustrarne la lavorazione per soddisfare la richiesta dell'amica. La lavorazione è estremamente semplice, accessibile anche alle principianti, basta conoscere i punti base. In questo caso catenella e punto basso, perché la nostra lavorazione si sviluppa in verticale, lavorando le due catenelle che vengono chiuse con un punto basso. Il lavoro è posizionato sempre nello stesso verso fronte a noi e la lavorazione viene effettuata nella asolina esterna di sinistra del nostro cordoncino di partenza. Io ne ho già lavorato un pezzo, vi faccio vedere come iniziare. Da premettere che con questa lavorazione basica e con questo sistema, oltre al nostro cordoncino di 2 catenelle, possiamo realizzarne anche altri più consistenti e più spessi, con 3, 4, 5 o più catenelle. Altri sistemi per la lavorazione dei nostri cordoncini è quello circolare, che vi farò vedere in un altro tutorial. Faccio il mio cappietto iniziale e fisso il lavoro all'uncinetto in questo modo. Vado a lavorare 2 catenelle, entro nella prima catenella che ho lavorato, estraggo il filo e vado a chiudere le mie 2 asoline che ho sull'uncinetto con un punto basso. Questa è tutta la sequenza di lavorazione per avere il nostro cordoncino. Dal secondo punto in poi, però, la nostra lavorazione, come vi dicevo poc'anzi, si sviluppa entrando con l'uncinetto solo nella asolina esterna della doppia catenella, in questo modo. Entro con l'uncinetto nella asolina, estraggo il filo, ho 2 asoline sull'uncinetto che chiudo con un punto basso. Vado a ripetere, entro nella asolina esterna, estraggo il filo e vado a chiudere con un punto basso. Entro sempre nella asolina esterna delle 2, estraggo il filo in modo da avere sempre 2 asoline sull'uncinetto che vado a chiudere con un punto basso. Il mio consiglio è quello di tenere fermo l'ultimo punto lavorato di modo che il lavoro non si allarghi e voi manteniate la stessa tensione del filo per tutta la lavorazione del vostro cordoncino, in questo modo, vedete? Senza stringere eccessivamente, altrimenti non riuscite ad entrare con l'uncinetto nella catenella esterna e avrete più difficoltà nella lavorazione. Il mio consiglio è sempre lo stesso: fare tante esercitazioni fino a che non trovate la vostra dimensione di lavorazione, sia per i movimenti, sia per la tenuta del lavoro, che per la tensione del filo. Vedete, io continuo entrando sempre nella parte esterna della catenella in lavorazione e chiudo con un punto basso. Alla fine, quando avremo raggiunto la lunghezza che ci occorre, non faremo altro che chiudere il nostro lavoro
con un punto catenella, estraiamo il filo e spezziamo, così come facciamo per tutte le nostre lavorazioni. Facciamo conto che io abbia raggiunto la lunghezza che mi serve, lavoro il punto catenella di chiusura, tiro il filo che poi andrò a tagliare. Ecco il nostro cordoncino. Spero di esservi stata utile, di aver soddisfatto la richiesta dell'amica. Ci vediamo per altri mini tutorial.